Oggi ho ricevuto una domanda relativa all'hardware della batteria, quindi all'argomento delle aste, ok? E delle meccaniche. Allora, la domanda è: ho visto un video di Terry Bozzio nel quale lui muove i piedi in un punto della batteria, però si muove il Charleston da un'altra parte. Come fa? Terry Bozzio, all'interno del suo mega kit, ha un po' di remote. Remote sarebbe un sistema per il pedale del Charleston che ti consente di avere la possibilità di muovere il pedale del Charleston con un piede, anche se il piatto è fisicamente da un'altra parte della batteria. Per esempio, posso muovere il Charleston con il piede destro, stando seduto, ma il piatto con il supporto si trova sul lato sinistro della batteria. Questo remote è composto da un pedale collegato con un cavo d'acciaio, tipo quello dei freni della bicicletta, ad un meccanismo a molla che appunto consente ai due piatti del Charleston di aprirsi e di chiudersi. Sotto al piede abbiamo quasi la stessa identica sensazione di avere un classico stand per il Charleston, quindi l'asta dritta con il pedale sotto. Quindi fondamentalmente con il remote è possibile mettere il pedale del Charleston in un punto e il piatto Charleston in un altro punto, ma comunque avere la funzione di apertura e chiusura. Terry Bozzio ne usa diversi con numerosi effetti ed il suo kit mi sembra che sia riconosciuto come il kit di batteria più grande del mondo. Ti lascio in descrizione alcuni link per vedere Terry Bozzio e alcuni link per vedere quali remote esistono in commercio. Se hai altre domande riguardo a questo argomento, scrivimele pure e ci vediamo alla prossima. Ciao!